Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e buon 2021 a tutti quanti. Ci siamo arrivati finalmente, abbiamo passato un anno 2020 che assolutamente non si scorderà, penso, per nessuno di noi. Ragazzi, speriamo che questo 2021 sia completamente diverso da alcuni punti di vista, ma migliore e magari anche lo stesso per gli investitori che nelle criptovalute hanno avuto un grandissimo anno per il 2020, iniziato con grande sofferenza, con grande difficoltà, con quel casino, quella catastrofe che era successa a marzo, ma poi in grande slancio abbiamo chiuso uno degli anni più belli dei mercati delle criptovalute, uno degli ultimi anni più belli, sicuramente quello dopo il 2017. Io intanto da parte mia volevo ringraziare tutti per lo splendido anno che mi avete fatto passare anche nel mio canale Trading On. Ragazzi, di cuore, un grande e affettuoso abbraccio a tutta la super community Trading On, che veramente con grande affetto sempre mi segue, e vorrei veramente, ragazzi, abbracciare ognuno e berci un po' di spumante, un po' di vino insieme per festeggiare questo nuovo anno. Sono sicuro che avremo veramente tanto da dirci, sono sicuro che faremo grandi cose, ci sono già tantissimi progetti all'orizzonte di cui vi parlerò nelle prossime settimane, delle cose bestiali oserei dire. Andiamo a fare una bella cosa, andiamo a guardare quelle criptovalute, le altcoin che hanno vinto sul re. Ci sono delle altcoin che hanno performato nel 2020 meglio di Bitcoin. Perché hanno performato così tanto? Quali sono quelle che hanno fatto un boom che potrebbe anche durare, continuare nel 2021? Che avevano, insomma, l'informazione più interessante per gli investitori. E quali sono le mie preferite, ragazzi? Ok? Oggi video leggero, oggi video fatto un po' così, e vi porto subito a guardare quelli che sono la mia classifica personale. Intanto il criterio con il quale ho classificato queste criptovalute, ragazzi, andiamo a vedere i grafici di tutte, dobbiamo andare veloci perché sono 9, già ve lo dico. Allora, il criterio è quello della capitalizzazione, sono le top 9, in questo caso, come era successo di dire, comunque top 9 criptovalute che hanno performato meglio di Bitcoin nel 2020, sempre sopra i 500 milioni di capitalizzazione in USD. Allora, le andiamo a vedere, ragazzi, vi mostro la classifica, vediamo quali dei grandi mostri sacchi in effetti hanno fatto meglio, diciamo così, di Bitcoin. Ragazzi, allora, qui il sito in questione è Messari, in testa a questa classifica la numero 1, quella che vince su tutti, la diciamo subito, è Theta. Incredibile, ma è così. Ragazzi, Theta realizza un più 418% di rendimento rispetto a Bitcoin. Cioè, non soltanto Bitcoin ha fatto quello che ha fatto, ragazzi, ma questa cripto ha fatto il 418% in più di Bitcoin, e quindi vince praticamente tra le criptovalute a più alta capitalizzazione. Theta è la numero 1, la vincente sul podio del 2020, ragazzi. La seconda è Zilliqa, ragazzi, che è la cripto che in questi giorni sta anche facendo un po' di scalpore. Stiamo andando a prendere la variazione delle altcoin contro Bitcoin. Abbiamo invece a fianco, insomma, in questa colonna, la variazione contro il dollaro, ragazzi. E la variazione contro il dollaro mi fa sorridere. Adesso voglio mettere anche la mia faccia qui. Theta fa il 1961% sul dollaro, mentre Zilliqa ha fatto il 1643% di rendimento sul dollaro. Ragazzi, sono cifre sbalorditive, soprattutto perché queste non sono cripto del tutto minuscole, quindi non stiamo parlando di altcoin minuscole, di progetti piccoli, ragazzi. Zilliqa fa comunque 1.014.000 e Theta qui, ragazzi, 1.075.000, quindi comunque capitalizzano non poco. Ok, ragazzi, quindi sono ottime cripto, ottime altcoin. Andremo a vedere tra poco il grafico per capire se possono continuare questa super performance.
Andiamo poi a guardare Gnosis, che è terza con un più 67% rispetto a Bitcoin, ragazzi. Ma già vedete la differenza è abnorme rispetto al podio, quindi le prime due fanno 400 e 300, quindi sono un rendimento superiore a Bitcoin a tre cifre, mentre le altre sono più o meno similari. Abbiamo Gnosis, Link, poi abbiamo Waves, NEM, e in podio addirittura arriva anche Nexo, ovviamente la regina Ethereum o Ether, ragazzi, da un po' di giorni la iniziamo a chiamare col suo vero nome, Ether, e poi ADA, ragazzi, dopo Nexo. Abbiamo queste che sono le criptovalute in podio, le top 9 su Bitcoin, nessuna delle alte capitalizzazioni, di quelle a capitalizzazione da oltre 500 milioni di dollari, riesce a battere Bitcoin. Già questo la dice lunga, ragazzi, perché è importantissimo capire quanto è forte Bitcoin rispetto all'intero mercato. Sono 9 cripto delle top, ragazzi. Chiaramente se andiamo a prendere quelle più piccoline sicuramente ne troviamo di più, però ha anche poco senso perché sono poco capitalizzate. Soltanto 9 hanno vinto su Bitcoin quest'anno, ma alcune hanno vinto veramente di un poco, perché i trend non sono per niente belli. Adesso li andiamo a vedere e vediamo quale effettivamente è quella che ha anche un trend migliore su Bitcoin, che potrebbe continuare anche nel 2021. Ed eccoci, ragazzi, allora siamo sul grafico di Theta, è la prima che andiamo a valutare. Perché? Perché Theta, ragazzi, è anche quella che ha il trend migliore su Bitcoin di rispetto a tutte le altre. Non solo ha fatto questa super performance del 418%, ragazzi, vedete qui su Bitcoin, ma è anche quella che addirittura ha il trend migliore in termini proprio grafici. Vi faccio vedere questo time frame settimanale di Theta contro Bitcoin, Exchange, Binance. Guardate il trend che ha fatto questa criptovaluta. È vero che qui ha avuto un grande crollo, ma la ripresa delle ultime settimane gli sta dando grande slancio. Qual è l'andamento che potrebbe avere nel 2021? Lo possiamo vedere anche da questo stile di grafico. Se dovesse tornare a rompere questo massimo, Theta continuerebbe ad avere un trend positivo su Bitcoin, dovesse fare una cosa del genere. Altrimenti, al di sotto di questo livello di minimo, inizierebbe ad avere un trend ribassista su Bitcoin. Poi magari sul dollaro continua a guadagnare. Cosa significa per un altcoin avere un trend positivo contro Bitcoin, ragazzi? Significa che è meglio detenere in holding una cripto così piuttosto che Bitcoin, in termini chiaramente non di progetto, non di progettualità, ma in termini di resa e di rendimento. Chiaramente poi ognuno di noi penso abbia un po' di difficoltà a vendere Bitcoin e tenere solo altcoin nel portafoglio, perché sono sicuramente più rischiose. Però un grafico del genere ci dice che anche su alcune altcoin delle occasioni comunque continuano ad esserci anche rispetto a Bitcoin, ragazzi. Poi bisogna andare a scovare, a trovare il modo di scovare quelle che performano meglio. Andiamo alla seconda, perché anche la seconda, ragazzi, cioè Zilliqa, non è messa per niente male rispetto a Bitcoin. Ha questo trend che è positivo. Tra le altre cose, la positività è venuta anche fuori dalle ultime settimane in cui Bitcoin ha spinto come un drago, perciò questo tipo di andamento è da considerare positivo. Sono sempre propenso nell'utilizzo di analisi tecnica sulle cripto contro Bitcoin, le prendo in portafoglio e soltanto quando dimostrano forse le chiudo immediatamente dopo. Vi dico francamente, ma in quest'anno faremo magari anche video relativi a questo argomento. Anzi, se vi interessa sapere come gestisco io i miei switch tra Bitcoin e le altcoin, ragazzi, scrivetemelo nei commenti. Poi magari dedichiamo un video esclusivamente come fare questo switch. Sono andato a mettere quelle in ordine di preferenza mia personale. Ragazzi, Ethereum, anche Ethereum ha un andamento oggettivamente positivo su Bitcoin, perché Ethereum va a guadagnare su Bitcoin il 41%. Quindi quest'anno, ragazzi, chi aveva la
regina, il portafoglio ha guadagnato più di Bitcoin, ok? Quindi più di avere Bitcoin in hold. È una cosa bella per l'intero settore cripto, perché significa che si è mosso qualcosa, che non è solo il re a performare, non è l'uomo solo al comando, la cripto solo al comando, ma ci sono anche altre realtà. Negli ultimi periodi però, da agosto, ragazzi, Ethereum ha iniziato un trend ribassista contro Bitcoin. È un laterale ribassista, però è sicuramente ribassista, quindi si auspica nel 2021 che questa cripto possa ritornare e prendere un po' di fiato contro Bitcoin, magari andando a migliorare questa parte futura, quindi con un'inversione di trend per fare una cosa di questo tipo. L'inversione di trend, ragazzi, su Ethereum secondo me sarà un evento da monitorare per le prossime settimane, e sul canale io sarò con l'occhio attento. Sarebbe molto rilevante secondo me anche per l'intero settore delle criptovalute. Sempre in ordine di preferenza, passiamo alla successiva, che è Nexo. Ragazzi, Nexo mi piace perché è uno di quei token che fa parte del mondo farming, DeFi, SeFi e quant'altro. Mi piace perché? Perché hanno creato una serie di strutture intorno al loro prodotto che sostengono un pochettino la vendita del token. Questi token, ragazzi, che sono utility token, si chiamano così, sono estremamente pericolosi. Inutile che ci giriamo intorno, avete visto cosa è successo al CRO. Tra le altre cose, magari faremo dei video di approfondimento anche sulla nostra ex amata cripto, che ormai è veramente, ha avuto un trend da paura. Però, ragazzi, tutto può succedere anche a cripto di questo tipo, perché gli utility token sono token che risentono anche di questo problema legato al fatto che se il team ragiona male in termini di gestione del token, poi abbiamo dei crolli spaventosi, perché il loro valore è dato dal servizio stesso al quale sono collegati. Vedere una ripresa nelle prime settimane del 2021 potrebbe innescare un nuovo massimo per Nexo contro Bitcoin, che comunque chiude un anno anche Nexo, ragazzi, con un più 37,82% su Bitcoin. Altra cripto che metto nella mia top è Waves, ragazzi. Waves ha fatto benissimo nelle ultime 3 settimane, invece ha preso il famoso dump contro Bitcoin. Questo tipo di alt hanno sempre questo atteggiamento di pump and dump contro il re, ragazzi. Perché? Perché Bitcoin è veramente straforte, spesso capita, ed anche le medie mobili vi disegnano per esempio un trend ancora rialzista, ragazzi, seppur negli ultimi periodi, avendo visto questo tipo di candele rosse, starei un po' attento magari a entrare così alla cieca. Intanto cambio colore, ragazzi, del mio pennarello, perché insomma, ragazzi, potrebbe essere avvenuta un'inversione di medio periodo, quindi sempre prima attendiamo una ripresa, un atteggiamento, un pattern di mercato di questo tipo prima di prendere magari posizione anche con piccole quote all'interno di queste cripto. Come sempre, non do consigli finanziari, andiamo avanti. Poi a NEM, ragazzi, anche NEM ha avuto un bel andamento su Bitcoin, soprattutto per le settimane da agosto a settembre. In questo mese ha ripetuto la stessa cosa a novembre, e adesso insomma sembra cincischiare. Sicuramente siamo nella parte bassa della classifica delle migliori altcoin, e in questo momento, ragazzi, NEM ci andrei cauti, perché come vedete sembra più una barra di congestione gigantesca piuttosto che un trend. Fonda la graduatoria, le ultime 3. Lo so che molti saranno scontenti di vedere Link in questa struttura. Link ha avuto un atteggiamento pessimo, sarei dire, contro Bitcoin, perché ha fatto il famoso pump and dump, un atteggiamento non da top 10 delle criptovalute, perché se la confrontate con Ether capite bene la differenza che c'è fra l'atteggiamento di Ether contro Bitcoin e di Link contro Bitcoin. Guardiamo per esempio il grafico di Ether, vedete che
Sì, è vero che c'è questa fase di dump, ragazzi, ma è un dump controllato, cioè Ether sostiene sempre il suo trend contro Bitcoin, è sempre lì, è sempre attaccato, insegue, mentre Link ha dato una botta a rialzo notevole, ma poi ha perso in maniera drammatica con un trend veramente diritto, lineare, brutto, oserei dire, contro Bitcoin. Quindi la validità del progetto qui interviene. Io non ho in questo momento queste cripto, ragazzi, ma del mio portafoglio ne parliamo nei prossimi video, però aspetterei, e in questo caso assolutamente, l'inversione di trend. Nelle ultime due, che sono ADA e Gnosis, anche la stessa cosa. ADA, ragazzi, nonostante gli up delle ultime settimane, non mi piace per niente assistere a questo tipo di atteggiamento. Questi sono i pump and dump, sono la mano dal cielo per un trader, perché questo tipo di atteggiamento sono facilmente riconoscibili, basta entrare sul pump e poi chiudere appena si ha una minima situazione di pericolo. Però è anche vero che da un punto di vista di investimento, per chi magari vuole essere un holder, cripto di questo tipo non sono bellissime, e perché hanno questo tipo di atteggiamento, meglio ancora una volta Ethereum e le altre che abbiamo visto prima. In ogni caso, anche su ADA, aspettare sempre un'inversione su Bitcoin prima di prendere posizione. E l'ultima Gnosis, ancora anche questa, ragazzi, stesso identico atteggiamento delle ultime tre, pump and dump. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, primo di gennaio 2021, la top 9, le altcoin che hanno performato meglio di Bitcoin. Ma abbiamo fatto i numeri per il 2020, ne parleremo in tutto questo mese di gennaio, faremo tutte le analisi, tutto quello che è successo. Abbiamo veramente performato tantissimo, Bitcoin 297% di rendimento contro il dollaro, ragazzi, cifre veramente spaventose, insomma, che vi fanno un po' sorridere, la dice lunga su tante tante cose che dovremmo andare a analizzare in questo splendido nuovo 2021, l'anno numero uno, come dice mio padre. Ciao papà, insomma, tanti auguri anche a te, è l'anno del nuovo inizio, ma l'anno che porterà cose splendide, che sia un nuovo 2017, vabbè, lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto vi auguro un buon 2021 veramente di cuore a tutti quanti voi. Buon anno nuovo, tantissimi auguri. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!